Sono stati arrestati dai carabinieri di Torre Annunziata e di Torre del Greco i quattro componenti di una baby gang che la sera del 27 dicembre scorso a Torre del Greco, per rubare lo scooter ad un ragazzo di appena 21 anni, lo inseguirono sparandogli diversi colpi al corpo con Kalashnikov e pistole. Sono tutti giovanissimi, il più grande 20 anni, gli altri minorenni, tutti vicini ai clan. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di tentato omicidio, tentata rapina, porto abusivo di armi comuni e da guerra e munizioni. Per il ventenne si sono aperte le porte del carcere, per gli altri tre quelle di un istituto penitenziario minorile. Agli indagati minorenni è stata inoltre riconosciuta l'aggravante delle finalità mafiose. I militari hanno accertato che quella sera gli indagati erano partiti da Torre Annunziata in cerca di qualcuno da rapinare, individuando l'obiettivo in un 21enne che passava di lì a bordo del suo scooter. In sella due ciclomotori cominciarono ad inseguirlo, poi pur di bloccarlo decisero di sparargli, riuscendo a colpirlo ad una caviglia. In seguito la vittima fu raggiunta davanti ad una pizzeria dove furono sparati due colpi di pistola a distanza ravvicinata che gli provocarono lesioni gravissime al torace. Tra i responsabili del tentativo di rapina e del tentato omicidio anche due sedicenni ritenuti vicini all'associazione camorristica dei Gallo Limelli Vangone, operante tra i comuni di Trecase, Bosco Trecase e Bosco Reale nell'area vesuviana. L'attività investigativa ha anche consentito di accertare che gli indagati minorenni avevano armi e munizioni, tra cui un fucile Kalashnikov sequestrato il 1 dicembre 2016 a Bosco Trecase, nella roccaforte dei Gallo Limelli Vangone. Ladri di professione. Entravano in un parcheggio di via Forche Caudine, aspettavano che i poveri malcapitati parcheggiassero le loro automobili e poi sceglievano con accuratezza quella che avrebbe garantito il più ricco bottino. Quando la vittima lasciava l'automobile, i due entravano in scena attivando il disturbatore di frequenze e in questo modo impedivano al proprietario dell'auto di chiudere le portiere. Poco dopo, uno dei due entrava nell'auto per rubare tutti gli oggetti di valore e l'altro aspettava al volante, controllando che tutto andasse per il verso giusto. Con questo stratagemma i due ladri esperti sono riusciti a entrare in due automobili parcheggiate all'esterno di un bar nella trafficata via Forche Caudine, rubando le borse dei proprietari delle auto. Un ricco bottino, visto che i due malviventi sono riusciti a racimolare 4.000 euro, oltre a un computer portatile, un cellulare e il bancomat dei poveri malcapitati. Così, nel corso di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, i carabinieri della stazione di Maddaloni hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere messa dal GIP nei confronti di Antonio Maglione, 59 anni, e Pasquale Esposito, 47. I due sono entrambi originari del quartiere di Poggioreale, a Napoli, e sono ritenuti colpevoli di furti avvenuti a Maddaloni tra febbraio e marzo. Le denunce delle vittime e i filmati delle videocamere di sorveglianza degli esercizi commerciali coinvolti hanno permesso di comparare le immagini raccolte ed identificare i due malfattori. Il delicato rapporto tra fisco e organi di comunicazione è stato al centro del dibattito che si è tenuto nella sede dell'Agenzia delle Entrate di via Armando Diaz a Napoli. Evasione, civiltà e giustizia fiscale, i temi affrontati. È stata sottolineata l'importanza che riveste l'Agenzia delle Entrate nell'economia nazionale. Interviene in maniera diretta nella riscossione delle imposte che servono al funzionamento dello Stato e si è evidenziato il lavoro che si sta svolgendo per snellire il difficile rapporto con i cittadini che nella maggior parte dei casi sono diffidenti e fornire servizi e informazioni. La logica che vogliamo presentare oggi, che è la logica alla quale stiamo aderendo già da qualche anno, è quello di instaurare un nuovo rapporto con i contribuenti, ma anche con le associazioni professionali, con i giornalisti, per spiegare la nostra nuova idea di fisco, che è un fisco più diretto al dialogo, al servizio, alla consulenza verso i cittadini e meno diretto al controllo. Il dibattito ha fotografato la situazione attuale di ogni capoluogo di provincia. Dati importanti sono emersi sulle attività immobiliari in Campania che nel 2016 hanno avuto un incremento del 19% e che attestano quindi una ripresa dell'economia.
Il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate della Campania, Cinzia Romagnolo, ha spiegato qual è il lavoro svolto quotidianamente dai funzionari regionali. Normalmente la Campania nel confronto, lo facciamo noi, nel confronto con il resto d'Italia, ha un peso che corrisponde al 10%. Noi siamo qui come dipendenti oltre 3.000 persone. Gestiamo tutte le attività che vengono gestite in tutte le direzioni regionali. Qual è la nostra caratteristica? Un peso importante in termini di cartelle esattoriali che sono state oggetto di valutazione da parte dei contribuenti ai fini della rottamazione. Hanno preso parte ai lavori Sergio Mazzei, capo ufficio comunicazione portavoce del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Cinzia Romagnolo, direttore generale per la Campania, Miriam Clemente, Paola Di Napoli e il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Ottavio Lucarelli. Si tratta del primo corso in Italia indetto da un ordine professionale che spiega il legame tra fisco e informazione e rientra nel percorso di aggiornamento dei giornalisti campani. Abbiamo chiuso il primo triennio con un risultato eccezionale, che 3 anni fa era imprevedibile, con oltre 60.000 presenze, 300 corsi, 400 relatori, tutti corsi gratuiti in tutta la Campania, nessun gettone di presenza, tantissime istituzioni ci ospitano gratuitamente, questo ci consente di proseguire anche quest'anno e per tutto il secondo triennio con corsi assolutamente ed esclusivamente gratuiti. L'incontro tra Agenzia delle Entrate e Ordine dei giornalisti crea quindi interlocuzione, un momento di riconoscimento reciproco in cui potersi scambiare informazioni e raccontare non solo di cartelle esattoriali impazzite, ma anche di fenomeni virtuosi. Al via la prima edizione di Campania Felix, Festival della letteratura per ragazzi. L'appuntamento è in programma dal 18 al 20 maggio a Nola, unico nel suo genere, promosso dall'Associazione Obiettivo Terzo Millennio e dalla Fondazione Premio Cimitile insieme al Comune di Nola, è rivolto alle scuole campane. C'è da dire purtroppo che i dati della lettura in Italia sono preoccupanti. Secondo l'Eurostat siamo terzultimi in Europa. E se in Italia si legge poco, nella nostra regione, la Campania, si legge ancora di meno. Solo 28 campani su 100 leggono un libro all'anno a fronte di una media nazionale del 42%. Quindi bisogna lavorare per mettere insieme tutte le sinergie per avvicinare la gente al libro, alla lettura e invertire questa tendenza. Nell'arco dei 3 giorni della manifestazione ci saranno incontri con autori come Don Luigi Merola, Michele Marzano, Federico Moccia, Ermanno Corsi, Arnaldo Colasanti, Massimo Milone, Paolo Russo, Don Aniello Manganiello e Danilo Iervolino. Io credo che leggere sia una cosa fondamentale perché dà modo loro di fare tutti quei viaggi che magari purtroppo non si possono permettere. Cioè la conoscenza, anche di spaziare con le emozioni in quelli che sono i libri che raccontano un po' della loro vita o di quella che sognano possa esserlo. Il festival partirà con la premiazione della borsa di studio Letteratura e Scrittura Creativa La Fiaba Più Bella, Il Racconto Più Bello, rivolta a tutte le scuole della regione Campania. Poi circa 1200 studenti campani faranno parte della giuria che nella serata conclusiva di sabato 20 maggio assegneranno la migliore opera inedita di narrativa per i ragazzi il premio Campania Felix Letteratura Festival 2017, grazie al quale l'opera dello scrittore esordiente sarà pubblicata su tutto il territorio nazionale a cura della casa editrice Medusa.